Buon pomeriggio, cari amici ascoltatori, sono le 14 e vi voglio parlare del prossimo evento che avrà luogo in ogni regione d'Italia, la settimana del cibo semplice. Vi ricordo che al microfono con voi Claudia, vi terrò compagnia per i prossimi minuti e volevo appunto parlarvi di questo meraviglioso evento che stiamo organizzando anche per fornire alcune indicazioni e chiarimenti rispetto ai messaggi che ci state mandando. Nel 2015 abbiamo posto i primi semini di questo meraviglioso evento per condividere del cibo semplice, aiutare quindi sia i fornitori, quindi i produttori, ripristinando il contatto con la madre terra, sia anche i locali, i ristoranti, i punti di ristoro, eccetera, e sia anche sviluppare meglio questa tematica legata quindi al consumo più consapevole del cibo in armonia con i luoghi che abitiamo. E questo è un tema che sta molto caro a tutti noi. Ci sono state già nel 2015 numerose iniziative, alcuni eventi che si sono intrecciati sempre a questo evento per appunto condividere assieme il cibo, un momento in cui condividiamo anche noi stessi la nostra energia, i nostri sogni, tutto quello che insomma ci riguarda, condividendo appunto il cibo e quindi anche questo momento di connessione alla madre terra. Per noi questo insomma è il senso e quindi questo pomeriggio molto brevemente vorrei appunto ricordare un attimo quali sono gli obiettivi di questo evento e come potete fare a partecipare a questo meraviglioso evento che comunque piano piano, così come abbiamo fatto per l'evento della giornata dell'amore e della gratitudine, piano piano si mettono i semini e poi si formano o si rafforzano, si ripristinano le reti regionali e locali per unirci, per riconoscerci in questo percorso che stiamo facendo. Quindi è un percorso di consapevolezza anche questo, anche il nutrimento, il cibo che mangiamo è consapevolezza. Quindi gli obiettivi di questo evento, vogliamo intanto, come vi dicevo, condividere un cibo che sia naturale, quindi locale, stagionale, poi economico. È ovviamente semplice. Questo è un po' il senso. Per quale motivo un cibo quindi locale, un cibo stagionale? Appunto perché l'impronta
che abbiamo sul pianeta, l'impronta ecologica in termini anche di consumi idrici, in termini anche quindi di consumo di energia, è cresciuta tantissimo negli ultimi anni e ci siamo ritrovati a seguire, insomma, varie mode, varie correnti anche alimentari che ci hanno portato a importare sempre maggiormente del cibo. E quindi questo significa sottrarre quindi ad altri luoghi, ad altre popolazioni e spesso anche sfruttare, diciamo così, le popolazioni che abitano quei luoghi, perché le condizioni poi di lavoro non sono sempre garantite. E quindi ci sentiamo appunto in dovere, sentiamo questo senso di responsabilità per tornare quindi a noi stessi, ai nostri territori, a coltivare la nostra terra con amore e con gratitudine, condividere questo dono di esistenza e soprattutto dare la possibilità a quante più persone possibili di accedere a un cibo sano, un cibo semplice, un cibo locale, quindi stagionale. Quindi questo è importantissimo, che sia locale e stagionale. In questo modo l'impronta, la nostra impronta sul territorio, sul pianeta si riduce e quindi questo significa anche vivere più consapevolmente. Ovviamente non, gli estremismi, insomma, non funzionano, questo lo sappiamo, quindi a volte può capitare di mangiare anche, voglio dire, del cibo importato. La cosa importante appunto è ridurre questa impronta piano piano perché ci sentiamo appunto in dovere, sentiamo questa responsabilità, vediamo i cambiamenti climatici, vediamo tutti questi fenomeni estremi che derivano anche da un utilizzo scorretto delle risorse che abbiamo, dalla sofferenza di persone, animali, altri esseri viventi che devono appunto servire a nutrire quella parte di mondo che è quella più ricca, che è quella che vive appunto nella prosperità. Quindi, insomma, questo è un po' il senso, il succo del discorso. Siccome il pianeta è uno e quindi condividiamo tutti questo meraviglioso pianeta, è anche giusto che torniamo alle nostre radici e a consumare appunto un cibo locale e stagionale. Quindi questo è un po' il senso di questo meraviglioso evento. Gli obiettivi, come vi dicevo, sono unire quindi le sinergie delle reti locali e regionali. Piano piano, come dicevamo, ci stiamo riconoscendo e quindi inserendo all'interno di queste reti tutte le varie componenti, tutte le varie persone che ne fanno parte. E ovviamente è anche un'unione di sinergie e di intenti nella condivisione, nello sviluppo di progetti locali che mirino appunto a produrre, consumare un cibo locale, stagionale, semplice, economico, eccetera. E poi unione delle azioni umane per la responsabilità attraverso l'esplorazione, per esempio, di orti sinergici, autoproduzione, la visita dei santuari degli animali per fare esperienza concreta di realtà di coesistenza pacifica appunto con gli animali stessi. Questo è ancora un tassello molto importante. Sempre nella libera scelta e nell'accettazione della scelta di tutti, è chiaro che il mondo che vorremmo si basa anche su appunto un equilibrio tra tutte le varie specie, in cui c'è un rispetto quindi degli animali, e ovviamente questo è un aspetto importante per non generare sofferenza che potrebbe appunto essere evitata, ma in ogni caso questa è una scelta personale, quindi ciascuno poi è chiamato, diciamo, dall'interno a fare la scelta che più desidera, che più sente in risonanza con se stesso. Quindi questi erano gli obiettivi. Per aderire all'iniziativa ci sono varie opzioni. Se sei un chef, per esempio, di cucina naturale, puoi preparare delle ricette, puoi farcele avere, possiamo diffondere dei menu appunto online durante appunto quella settimana e raccogliere insomma tutte queste ricette, inserire il tuo nome, i tuoi riferimenti, può essere anche un modo per farsi conoscere, quindi dare questo scambio positivo in questo senso. E quello che noi stiamo facendo, oltre a questo, è selezionare dei ristoranti, dei caffè, dei punti di ristoro che ci hanno proposto, che ci hanno suggerito, che abbiamo trovato, che abbiamo riscontrato essere anche molto richiesti.
E quindi questi vengono inseriti, poi si parla, ci si mette in contatto appunto con i titolari e si prepara un menu, diciamo, promozionale, un menu semplice per quella settimana o alcuni giorni di quella settimana o solo un giorno di quella settimana. Quindi ci sono varie opzioni anche per, voglio dire, per farsi conoscere in questa rete che stiamo costruendo piano piano, anno dopo anno, diciamo anche con grandissima gioia e una veramente una grandissima emozione poter realizzare questo evento tutti assieme, ogni volta che ci adoperiamo in questa direzione. Poi ancora ci sono appunto tutte le attività che supportano, che aiutano anche gli animali, comunque degli esempi positivi anche di produzione di prodotti animali, dove comunque l'animale viene trattato con dignità e con rispetto. Quindi ci sono tanti esempi, ci sono tanti esempi di fattorie, per esempio, dove ci sono delle coesistenze pacifiche con gli animali, comunque. Diciamo che l'animale viene rispettato e non è quindi una produzione di massa a livello proprio di industriale del cibo che mangiamo. Quindi anche questo aspetto è fondamentale per tornare a riportare questo equilibrio in noi stessi, per quello che noi mangiamo, cioè le scelte che facciamo, esprimono anche ciò che noi siamo. E se noi trascuriamo determinati aspetti, è chiaro che piano piano poi la vita comunque ci mostra anche quali sono gli effetti, quali sono i risultati delle azioni che compiamo. Quindi ancora questo aspetto è molto importante. Comunque diamo la massima libertà, potete organizzare comunque delle attività, degli eventi, ci possono essere anche eventi correlati anche con delle associazioni dove poi si può condividere anche un cibo semplice durante queste attività, oppure anche parlare e discutere anche di questi temi. La cosa importante per noi è appunto il messaggio che di ripristinare appunto questo contatto con i luoghi, con la madre terra, cioè esprimere anche questo amore verso noi stessi, verso la madre terra, verso tutte le specie viventi. E riscoprirlo appunto localmente, non c'è altra possibilità, bisogna appunto radicare nel luogo che viviamo, in cui abitiamo, questo è fondamentale. E poi oltre a questo rispettare comunque la scelta di tutti, perché in ogni caso ogni scelta è sacra, e seguire comunque la propria strada, quindi attraverso tutte queste reti che si stanno ripristinando, poi sarà possibile anche portare nuovi cambiamenti, anche nuove consapevolezze, insomma, in tutti noi. E questo è importantissimo, unirsi in questo intento e continuare uniti come un'unica famiglia in questa direzione. Io vi saluto e vi ringrazio per questo piccolo, diciamo, audio, per questo piccolo messaggio che abbiamo voluto lanciare, in modo anche da facilitare un attimo le varie adesioni che ci potranno essere, insomma, in questi giorni. Potete per aderire sempre scriverci una mail a info@esserilcambiamento.it, oppure attraverso la nostra pagina di Facebook, oppure attraverso l'evento generale, poi ci sono i vari eventi regionali, potete scriverci direttamente lì. Comunque, come dicevamo, essendo un evento che lanciamo ogni anno, di anno in anno, comunque raccogliamo poi le nuove adesioni e si può quindi ripristinare veramente questa bellissima rete e organizzare tantissime cose assieme. Vi auguro quindi una splendida giornata. E alla domani mattina, sempre alle 7:30 per questa settimana, e poi ci organizzeremo insomma per l'altra settimana sulla base insomma anche di quelli che sono i nostri impegni. Allora vedremo come organizzarci e quali temi proporre, però vi dico già che abbiamo scelto questa forma di puntate un po' più brevi, dove possiamo parlare di più argomenti, di più temi e soprattutto fare insieme gli esercizi di lavoro pratico, le meditazioni, quindi condividere anche questo lavoro che stiamo facendo assieme, il nostro percorso di evoluzione è molto importante, quindi lo condividiamo molto volentieri, è una grandissima gioia poter donare. Ricordo inoltre per chi ci ha scritto che l'iscrizione alle newsletter, oppure sia la newsletter generale che trovate sul sito alla fine di ogni pagina, sia anche la newsletter di lavoro pratico, assolutamente è gratuita, cioè
cioè tutto quello che noi facciamo all'interno di Essere il Cambiamento è gratuito perché appunto è un servizio che facciamo, una condivisione della nostra esperienza, quindi questo nella gioia di poter condividere, quindi assolutamente potete iscrivervi, non c'è nessun tipo di richiesta poi successiva. Ciò che noi vogliamo donare attraverso tutto il nostro operato è questo scambio, questa condivisione per una crescita, per un'evoluzione consapevole di insomma quante più persone, e da lì insomma possiamo costruire insieme qualcosa di importante, qualcosa di grande. Io vi saluto e vi ringrazio tantissimo, vi lascio con la sigla di chiusura e a domani mattina. Un abbraccio a tutti, ciao!